Ponti sulla partita tosta con il temporale che ancora adesso tuona contro un Cittadella che, vabbè, insomma, come voi ha le gambe pesanti, una buona squadra, test estivi che valgono quel che valgono, però insomma avete fatto bene. Sì, era importante chiudere il ritiro con l'atteggiamento giusto, entrando in campo con la testa giusta, con la grinta giusta, come chiede il mister. E niente, il Cittadella è una squadra molto forte, siamo stati bravi a metterli sotto. Una posizione in campo, quella che diciamo un po' preferisci, con giocatori come Zonta e Cinelli che conoscevi già, qualche nuovo nel gruppo, ma è parso un 11 che già insomma si è amalgamato bene. Avete, da questo punto di vista, siete già avanti? Sì, anche conosco già tanti compagni e poi anche i nuovi che sono arrivati si sono integrati molto bene. Io mi trovo bene con qualsiasi giocatore ho a fianco, quindi va bene così. Per te è importante fare il ritiro, insomma, hai avuto dei problemi per il passato, iniziare da subito a lavorare è un punto di partenza che ti può aiutare molto nella stagione. Sì, era da un po' di tempo che non partivo in ritiro con la squadra con cui dovevo stare, quindi sicuramente è un punto a favore per me, perché conosco già il mister, quello che vuole dall'inizio, quindi è sicuramente un punto a favore. Mi sta parlando ed ha assolutamente ragione di squadra, di gruppo, perché è chiaro che per te però è una stagione importante questa. Sì, beh, penso per tutti è una stagione importante, siamo secondo me una buona squadra, dobbiamo lottare per le prime posizioni perché secondo me questa è una squadra importante. Il campo ci sarà ovviamente da sgomitare per guadagnare il posto, per convincere il mister, tu mi pare che sei pronto, prontissimo. C'è da sgomitare, sì, ma questo è ovunque, in tutte le squadre, quindi c'è da lavorare tutti insieme perché secondo me siamo tutti forti. Il bilancio di questo ritiro in altopiano che si chiude questi 15 giorni? No, sicuramente è positivo, anche con i ragazzi nuovi si sono integrati molto bene, come dicevo prima, e quindi stiamo creando una bella mentalità e stiamo lavorando molto bene, dobbiamo ancora migliorare molto e siamo qui per lavorare.